Se noi crediamo che Dio è il creatore di tutte le cose che esistono, perché non credere che Egli può dominare come vuole anche la natura? Nei Vangeli si racconta: si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli avvicinatisi lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? Allora alzatosi sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli obbediscono? Il Signore può far piovere sui giusti e gli ingiusti, dice il Salmo. Ha il potere di allontanare le tempeste e di fermare i terremoti. Può anche volgere qualsiasi evento a fin di bene. Egli è davvero onnipotente, perché tutte le cose in Lui sussistono. Non poniamo mai limiti all'onnipotente amore di Dio.